cambia, siamo noi. Noi dobbiamo assolutamente rivedere i nostri stili di vita, noi dobbiamo assolutamente rivedere tutto, quindi per me fare oggi educazione ambientale non è far conoscere una pianta, ma è: ma tu oggi che stai mangiando? Quando hai fatto la spesa, che cosa hai comprato? Ma dove l'hai fatta la spesa? Ma come ci sei andata a scuola? Ci troviamo all'interno del Bosco di Guarneri. Il Bosco di Guarneri, diciamo, abbraccia Serra Guarneri, che è il nostro centro di educazione ambientale. Siamo all'interno di una zona di riserva integrale del Parco delle Madonie. Serra Guarneri ospita principalmente bambini, dai bambini che sono insieme agli insegnanti in un campo scuola ai bambini che vengono invece d'estate nei campi, nei campi avventura, ai bambini che vengono con i genitori nei weekend. È una struttura ricettiva. L'idea è proprio di far vivere un'esperienza residenziale. Tutto passa dal vivere almeno 2-3 giorni minimo fino ad arrivare a una settimana o 15 giorni durante il periodo estivo. Nel complesso possiamo arrivare a un massimo di 24 posti letto divisi nelle varie casette che abbiamo a disposizione. Uno dei nostri motti è che chi arriva a Serra Guarneri non è un ospite ma è un abitante. L'idea è sicuramente che il cuore di tutto quello che noi proponiamo nasce dall'essere in un parco naturale, quindi dove il contatto della natura è sicuramente un'esplosione continua. Nello stesso momento la voglia è quella di raccontare che noi facciamo parte della natura e quindi lo scegliere di far vivere un'esperienza in totale armonia con la natura, da quello che mangiano, prodotti 100% madoniti, a quello che fanno. L'idea è non di raccontarglielo o comunque non di fare la lezione sul Quercus ilex, che è un leccio, che è una delle piante del bosco, ma è quello di abbracciare il leccio. Quindi l'idea non è di raccontare che stanno mangiando solo farine di grani antichi siciliani, ma è fargli impastare una pizza o un dolce o il pane. E mentre lo stanno facendo, non con le parole, ma attraverso il loro fare, gli stai raccontando tutto, gli stai raccontando la storia di quel luogo, gli stai raccontando il perché fare una scelta piuttosto che un'altra. I bambini vivono la struttura nel partecipare alla struttura. Quindi quello diciamo noi non siamo un ristorante, ma i bambini vengono e cucinano insieme a noi. Tutte le pietre di Serra Guarneri hanno una storia da raccontare, di quel bambino che ha piantato il ciliegio ieri, piuttosto che del bambino che ha costruito la casa sull'albero. Cioè tutto quello che è lì, fatto da tutte le persone che dagli anni 80 a oggi hanno lasciato in qualche modo traccia. Questa è casa sua, cioè no, né più né meno di quanto può essere casa mia. Serra Guarneri è un centro di educazione ambientale nato negli anni 80 e ha intrecciato la sua storia alla storia della cooperativa Palmanana. L'idea della cooperativa è nata per vari fattori, intanto sicuramente perché quello era il periodo in cui io e altre persone da poco diventati laureati in scienze naturali, scienze biologiche, ed eravamo estremamente attratti dall'idea dell'ecologia. Questo ha dato anche un po' il nome alla palmanana, che in quegli anni era una delle piante più devastate dall'antropizzazione. Poi negli anni si sono sviluppati più filoni. A questo, intorno agli anni 80, abbiamo cominciato ad affiancare l'idea di fare didattica e quindi di abbinare l'attività di conservazione e tutela della natura all'educazione ambientale. Devo dire, il posto si prestava, perché una delle cose che ci ha colpito era proprio che quando siamo arrivati qua ci siamo resi conto che era una sorta di laboratorio naturale all'aperto.
Per me l'Italia che cambia è assolutamente il non fermarsi e continuare a camminare e a farsi contaminare da tutto quello che ci gira attorno, da tutte le belle persone, e ce ne sono tante che ci sono in giro. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.